Cosa muove il mondo? Il sentimento che nasce con l'uomo e che in molti casi sopravvive perfino alla morte. L'amor che muove il sole e le altre stelle è una citazione più appropriata che d'obbligo, specie nell'anno di Dante Alighieri. Rieccoci, bentrovati. Continuando a scrutare le immagini di fotosofia alla ricerca di significati e messaggi criptici, oggi torniamo negli Stati Uniti, dove sta per accadere ciò che sto per raccontarvi. New York, novembre 2017. Il cielo è velato, temperatura nelle medie stagionali. È l'ora di uno spuntino o di un pranzo al volo. Con i miei figli abbiamo fatto una bella scarpinata anche stamani. Dopo aver provato nei giorni scorsi più di un paio di hot dog preparati nei classici chioschi newyorkesi, di quelli che si posizionano davanti ai marciapiedi, proviamo e promuoviamo Pret à Manger, un franchising che propone cibo un po' più genuino. Ve lo consiglio se vi apprestate a recarvi in questa città. Oggi ci imbattiamo in uno aperto a pochi passi dalla Public Library, esattamente di fronte al parco del Mercatino Natalizio, adiacente alla famosa biblioteca. Entriamo e prenotiamo le baguette. Decidiamo di mangiarle nel locale. La gente va e viene continuamente. L'ampia vetrata che si affaccia sul mercatino, dall'altro lato della strada, sembra un megaschermo che trasmette immagini di gente di ogni tipo e di veicoli in continuo movimento. Tutti procedono a passo sostenuto, nessuno passeggia, hanno tutti una gran fretta. D'un tratto arriva da sinistra del teleschermo, spedito come un treno, un giovanotto col cappellino da baseball e dall'ammiccante sorriso, che sbuca sotto l'ombra della visiera arcuata. Si ferma alla stazione subito dietro l'angolo del megaschermo. Non posso non chiedermi a chi fosse destinato quel sorriso, mosso dalla voglia dell'incontro. Mi affaccio con nonchalance e lancio uno sguardo panoramico. Evito ovviamente di soffermarmi sul punto dell'incontro. Il nostro giovanotto era atteso da una bella fanciulla sulla banchina. Faccio in tempo a notare il trasporto della conversazione, gli sguardi intensissimi, di quelli che non si interrompono nemmeno se un bus in transito vi si frapponesse. Le labbra che si muovono alternativamente mentre gli occhi si lanciano cuoricini a fontana, come quelli che rappresentano più di un like durante le trasmissioni online di Facebook. Decido di non rischiare di intromettermi, ma eseguo una serie di generiche panoramiche per continuare a sbirciare. E penso, se si danno un bacio, posso scattare. Sicuramente non si avvedranno dell'obiettivo puntato. Niente bacio. Nemmeno un accenno. Non è ancora il momento giusto, evidentemente. Immagino sia la prima volta che si vedono dopo essersi conosciuti, magari ieri sera, al Madison Square Garden mentre guardavano una partita dei Knicks, o forse al Giants Stadium a vedere una partita di baseball, o in uno Starbucks. E perché no, forse anche in un pub, e aver scoperto con stupore di lavorare a due passi di distanza l'uno dall'altro. Lui magari le ha chiesto: "Ciao, scusami, ma non ho potuto fare a meno di notarti. Hai un'aria così spaesata che riconosco. No, scusami se mi permetto. Posso offrirti da bere?" E lei: "Perché no? Va bene." Lui riprende: "Non devi essere di queste parti." Lei: "E da cosa lo hai capito?" Una mia nota tra parentesi, direi basta osservare gli stivaletti che indossa. Lui continua: "Hai un'aria non proprio metropolitana. Che ci fai a New York?" Lei risponde: "Mi sono trasferita da qualche mese. Per lavoro ho dovuto lasciare la mia famiglia in Texas. È una storia appena iniziata. Non si può mantenere un rapporto a distanza." Lui ha la sua vita lì. Un lavoro, gli amici, i suoi hobby. Lui comprende il momento e dice: "Cambiamo discorso. Di cosa ti occupi? Dove lavori?" Lei: "Sono impiegata in un ufficio nei pressi della Public Library." Lui: "Ma dai, davvero?
e non ci siamo mai incontrati? Così continuo a immaginare che dopo qualche sorso di cocktail o forse di una buona birra si siano lasciati con un «Che ne dici se domani durante la pausa caffè faccio un salto a trovarti sotto l'ufficio?» Lei «Ok, va bene». Così si salutano e si danno appuntamento all'indomani. Le occhiate che sto osservando, in effetti, alludono a certi dessert da dopo cena. Si mangiano letteralmente con gli occhi. Che posso dire? Beati loro. Torno dentro. Come faccio a immaginare questo dialogo? Il loro parlare fittamente tradisce una malcelata eccitazione, tipico atteggiamento di chi non si conosce. Si piace e ha tanto da dire. Ok, questo puoi vincerlo chi ha assistito alla scena, ma chi non c'era, chi sta guardando l'immagine, come può dedurlo? Semplicemente notando il linguaggio del corpo. Le braccia, abbastanza tese, strette lungo i fianchi, come a voler produrre quel tepore che tiene a bada i brividi che l'adrenalina mette in circolo, che ti smuovono lo stomaco, e le mani chiuse e strette nelle tasche dei pantaloni mi sembrano dettagli molto eloquenti. La giacca leggera appoggiata sulla spalla di lei può lasciare intendere apertura e, perché no, lasciare che lui possa ammirare le sue beltà, nel caso non le avesse notate la sera prima. L'intesa nei loro occhi completa l'ipotesi di reato di approccio. Lei lo guarda tradendo già una certa fiducia e delle aspettative sullo sviluppo di questo incontro che il destino sembra abbia voluto. Lui invece cerca di fare il disinvolto, l'uomo sicuro di sé, col cappellino e la felpa sportiva, le Nike e i jeans, ma è visivamente immerso in un loop temporale che lo ha riportato all'adolescenza, ai primi approcci con il gentil sesso. Mi sono fatto un film? E cos'altro potrei fare guardando una fotografia che racconta due esistenze in un 250esimo di secondo? Intanto, dopo aver dato l'ultimo morso allo spuntino e un sorso alle bibite, ci apprestiamo a uscire dal locale, nel mentre preparo la fotocamera per un eventuale scatto al volo, nel caso in cui i due cotti freschi stiano ancora a parlottare, e magari riuscire a cogliere il primo momento della fase successiva, quella del primo kiss, quella preliminare, indispensabile per poter aspirare al dessert. Così imposto la messa a fuoco a circa 5 metri, è la distanza che reputo idonea per lo scatto. In questo modo non devo nemmeno portare la fotocamera all'altezza dell'occhio, mi basta puntarla. Esco, sono ancora lì. Lui appoggia per un attimo la mano sull'avambraccio di lei. Entrambi hanno il busto in rotazione divergente. Si stanno salutando. Ops, niente di fatto, rimugino con una certa delusione. Poi all'improvviso lei lo richiama, lui si gira e clic. Che dire? Osservate le espressioni. Per quanto mi riguarda raccontano più di un bacio. Snocciolano tutto il dialogo che ho immaginato. Si rivedranno. Non può essere altrimenti. Una scena questa che serve forse a ricordarci le sensazioni che si provano in quei frangenti, di come l'invaghimento o il colpo di fulmine ci faccia sentire più alti, più belli, più buoni, più interessanti. Sapete cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe che questa foto possa arrivare ai due protagonisti e che essi mi contattino, così che possa chiedergli: come è andata a finire tra voi? State ancora insieme? I'm very happy for you. Temevo mi rispondeste: siamo stati uniti. Spiritosaggini a parte, ci avrei scommesso. Eravate così carini insieme. E se questo accadesse, non avrebbe un valore incalcolabile, soprattutto a livello emotivo, questo scatto? Io, personalmente, sarei ultra felice di donarglielo. Grazie ragazzi. Grazie per averci ricordato qualcosa di così bello e adrenalinico. La fotografia ha la stessa eloquenza di una storia basata sul vero. È la frase che leggerete su Fotosofia. E con questo vi rimando all'appuntamento di lunedì prossimo. Ciao!